Taglio del nastro a Solofra per gli uffici di Unic e Stazione Sperimentale Pelli. La sede è presso il centro servizi ASI di via Melito. Abbiamo posto fine a un'ingiustizia. L'Unic aveva già una sede ad Arzignano, aveva una sede a Santa Croce, mancava la sede qui a Solofra. E ne sentivamo l'esigenza proprio perché vogliamo rafforzare questi rapporti. Vogliamo far capire di più alle aziende del territorio tutta l'attività che l'Unic sta mettendo in campo, soprattutto sul piano della sostenibilità, della protezione dell'ambiente. Dopo l'apertura degli uffici, la cittadina conciaria punta ora ad avere sul territorio i laboratori della sperimentale, e questo per creare un legame sempre più forte tra formazione, ricerca e innovazione a servizio del distretto industriale. Credo che questo risultato si riuscirà a raggiungere. Abbiamo approvato appunto l'adesione del Comune di Solofra al progetto all'ITS, il Politecnico del Cuoio, e ci candidiamo in Regione Campania per avere il finanziamento di questo progetto e per fare poi una fondazione. Tutto parte da lì, e quindi poi c'è il coinvolgimento dell'ISIS Gregorio Ronca, dei locali del Gregorio Ronca, per avere dei laboratori lì e soprattutto un'assistenza non solo amministrativa attraverso questi uffici, ma poi anche tecnica alle concerie di Solofra. Però in generale abbiamo avuto poco fa, prima di questo momento, di questa inaugurazione, ho avuto un incontro con il presidente della stazione sperimentale e con il direttore imperiale, perché avviamo una stagione di rapporti stretti e sinergici tra Comune di Solofra e stazione sperimentale in confronto con la Regione Campania, perché noi vogliamo elaborare un progetto integrato per il territorio di Solofra complessivamente. Si parla quindi di area industriale, di impianto di depurazione, di certificazione di prodotto di qualità, tutto quindi su ambiente e ricerca in modo particolare, e quindi anche ovviamente della caratterizzazione e della bonifica di questo territorio. Presso l'Istituto Ronca andremo a investire con dei laboratori moderni, con delle attrezzature moderne, proprio per migliorare anche l'attività didattica e che la stessa sia più funzionale a quelle che sono le esigenze imprenditoriali.